decennale dell'istituzione del liceo scientifico Amusomeli, oggi 27 febbraio 2016. Abbiamo ex allievi in sala. Stanno arrivando alle 10:30. Abbiamo ex allievi, abbiamo invitato ex allievi. Sì, Maria Carmela. E la professoressa Maria Carmela Miceli cerca ex allievi e con presso l'auditorium. Ex allievi? Sì, ex allievi. Ecco, 10 anni fa eravate qui. Benvenuti agli ex allievi. Grazie. Il suo nome. Deborah Giovino. Ecco, che ricordi c'ha di 10 anni fa? Bellissimi, ormai troppo lontani. Troppo lontani. E che cosa serba nel cuore? Ecco, cosa conserva nel Gli cuore? insegnamenti dei miei ex professori, insegnamenti fatti bene, il rapporto sincero con i compagni di classe, ormai cosa che non c'è più. Roberto, vieni a fare un'intervista. Ecco, vediamo Vediamo un po' il suo nome. Giovanni Innocenzo. Ecco, un ricordo di 10 anni fa. La differenza, ecco, la differenza di oggi. La differenza, intanto abbiamo iniziato in un'altra sede che era quella vicino all'ospedale, che non eravamo qua. Poi la presidenza, i ragazzi, c'era un altro ambiente, c'era un'altra situazione. Siamo contenti di essere qua a salutare i vecchi professori. Cioè, il ragazzo vuole dire No, qualcosa. no, ecco, vediamo un Silenzio po'. stampa. Ecco, i ragazzi sono ospiti qui in quest'aula, in quest'auditorium di Lillo Zucchetto a festeggiare il decennale, ecco, della sua istituzione qui a Mussomeli nell'Istituto Virgilio, appunto il liceo scientifico. Tanti ragazzi che partecipano a questo decennale, vedremo, dicevo, l'evento articolato in diverse fasi in occasione appunto dei festeggiamenti per il decennale del liceo scientifico qui a Mussomeli dell'Istituto Virgilio, di cui è dirigente scolastico la dottoressa Rina Genco. E allora ci siamo? Ci siamo quasi pronti. Maria Carmela. Professoressa, ci siamo? Va bene. Qui c'è la nostra Sì, gente. ma prima con lei, l'artefice assieme ad altri. Ma artefice, più che artefice, è felice di essere stata invitata dalla nostra dirigente a festeggiare, a solennizzare questi 10 anni del liceo scientifico. 10 anni fa lei dov'era? 10 anni fa io ero a Caltanissetta, sono qui da 7, ma quindi mi sento una veterana del liceo Virgilio Scientifico. La stessa domanda la porgiamo alla dirigente scolastico. 10 anni fa lei dov'era? Ah, io 10 anni fa ero qua, praticamente io sono qui da sempre, dal 1991. Ed è molto bello per me oggi dare inizio anche a queste celebrazioni, perché sono stata presente a quando questa idea nacque. L'idea nacque con un desiderio che mi fu manifestato dal preside Bruccheri, allorquando disse che a Mussomeli, presso il nostro istituto, serviva il liceo scientifico. Era un indirizzo che non esisteva nel territorio ed era giusto che noi promuovessimo la nascita di questo istituto. Subito a me l'idea piacque, come piacque a tutti i docenti del collegio dei docenti di allora, e cominciò un iter che poi durò 6 anni e attraverso il quale si sono succeduti due altri presidi, oltre al preside Bruccheri, il preside Falci e il preside Lo Conte,
e la procedura fu portata a termine proprio durante la dirigenza del preside Lo Ponte, anche se tutti e tre i dirigenti hanno contribuito a che l'iter burocratico venisse completato. È un momento importante per la nostra offerta formativa perché vuole presentare al territorio i valori e il sostrato culturale che anima proprio l'impianto del liceo scientifico, che ha due direttrici fondamentali: l'ambito umanistico con le materie letterarie e il latino e l'ambito prettamente scientifico con la matematica, la fisica e le scienze. Le altre sono materie comuni a tutti gli indirizzi di scuola secondaria superiore. È un momento di grande festa che vuole valorizzare molti talenti, i talenti che sono presenti nel nostro istituto, innanzitutto quelli dei docenti che hanno la verve e l'iniziativa di ideare i progetti, quelli dei ragazzi che si mettono in gioco, esprimono i loro carismi ci danno davvero tanta gioia e costruiscono la loro personalità. Il personale ATA che aiuta in ogni modo tutte le nostre realizzazioni e alla fine gli eventi sono sempre di altissima qualità. Noi vogliamo dire al territorio che l'Istituto Virgilio nel liceo scientifico offre una formazione di qualità propedeutica alla formazione accademica, perché in questo momento sappiamo bene che per esempio per i corsi di laurea ad accesso programmato è fondamentale la conoscenza delle materie scientifiche. È proprio queste materie scientifiche che vengono ben coltivate e vengono curate particolarmente nel liceo scientifico. Quindi noi manteniamo uno standard alto di qualità che ci ha fatto per esempio cogliere l'anno scorso 500 e lode, e la banca di credito cooperativo ha premiato 5 studenti della nostra istituzione scolastica proprio con un bonus per favorire gli studi. Quindi un plauso va a tutta l'istituzione scolastica, ai docenti che in prima fila hanno voluto promuovere questa attività, la professoressa Miceli, la professoressa Adriana Valenza, la professoressa Maria Modica, che aiutati da tutte le altre professionalità dell'istituto, la professoressa Camerota, il professore Lapilusa e tutti gli altri che hanno voluto dare un contributo a questo evento. Un grazie particolare al professore Manta, il quale ha saputo rimettere insieme i talenti musicali del liceo scientifico, ha costituito una band proprio per l'occasione e questa band allieterà anche, farà, diciamo, eseguirà la colonna sonora dell'evento. Un ultimo ringraziamento, lo avevo detto in premessa ma va sottolineato adeguatamente, ai dirigenti che hanno fatto sì che il liceo scientifico nascesse a Mussomeli. Lo ripeto, il preside Bruccheri che è stato il promotore, l'ideatore, il preside Falci che ahimè non è più tra noi ma sarà presente con la signora Luisella Testa Falci in sua rappresentanza, e il preside Lo Ponte con il quale si è concluso l'iter e ha avuto davvero inizio il nostro liceo scientifico. Grazie a tutti e buon evento!